Non saranno persone strettamente legate al movimento, perché io voglio che nei ministeri ci vada la persona giusta, non una persona di parte. Vorrei dare l'opportunità a quelle persone che sono patrimonio del Paese di poter rappresentare un ministero e di fare le cose giuste in quel settore. Ieri da Lucia Annunziata ho spiegato chiaramente che se dovessi avere l'incarico dal Presidente della Repubblica proporrei al Presidente della Repubblica un servitore dello Stato che si chiama Sergio Costa ed è un generale di Brigata dei Carabinieri, che è quello che nella Terra dei Fuochi ha scoperto le più grandi discariche di rifiuti tossici create dalla mafia, è quello che ha scoperto la Terra dei Fuochi con le sue indagini e non è una persona del movimento, è la persona giusta da mettere al Ministero dell'Ambiente per tutelare la vostra salute. Anche perché qui lo possiamo dire chiaramente, la mafia uccide di più sversando rifiuti tossici che sparando alle persone, perché quando spara sai chi uccide, quando interra rifiuti tossici sta sterminando generazioni e generazioni che neanche noi sappiamo quante saranno. Ora, c'era un tweet di oggi molto simpatico che diceva: se vuoi sapere se hai preso una multa nel 1971, candidati nel Movimento 5 Stelle e lo scopriranno. Perché sui nostri candidati è in atto, giustamente, siamo contenti, uno screening di tutte le testate nazionali e internazionali per andare a trovare, anche se uno aveva masterizzato dei CD 10 anni fa e si è beccato una contravvenzione o una condanna. Va benissimo, io su questo ringrazio i giornalisti che ci danno informazioni su chi magari ha mentito. La cosa che non sopporto è quando gli eroi diventano diavoli solo perché sono persone che sostengono il progetto del Movimento 5 Stelle. Quelli che venivano trattati come eroi fino all'altro ieri poi diventano dei diavoli nella narrazione dei media italiani e dei partiti solo perché hanno osato avvicinarsi al Movimento 5 Stelle. E su questo io sono un cittadino della provincia di Napoli e della Terra dei Fuochi, vorrei farvi leggere che cosa ha scritto stamattina Il Giornale su Sergio Costa pur di attaccarlo. Ve lo leggo da qui. L'ascesa del generale dei Carabinieri Forestali Sergio Costa, indicato da Luigi Di Maio come ministro dell'Ambiente in un ipotetico governo, si intreccia alla fake news della Terra dei Fuochi e del disastro ambientale campano, la più articolata e clamorosa bugia degli ultimi anni, una bugia che ha provocato nel triennio 2012-2014 il collasso del settore agroalimentare regionale con la distruzione di centinaia di piccole e medie imprese per un danno calcolato per difetto di circa 100 milioni di euro. Voi mi fate schifo per quello che avete scritto. La gente che muore di tumore non è una fake news dalle mie parti. I giovani che stanno morendo per tumore a causa degli sversamenti illeciti di rifiuti non sono una fake news o una menzogna. E pur di attaccare Costa si inventano che la Terra dei Fuochi non esiste. Allora dov'è in tutto questo quella sinistra o quella destra moralista che appena il Movimento 5 Stelle fa un errore attacca, appena sul blog c'è scritto una cosa che è vera ma per loro è inconcepibile attacca? Dove sono gli ordini professionali dei giornalisti quando una testata scrive una cosa del genere? Perché non fa scandalo una cosa del genere?